Nerve o Nerve, non ne ho idea, è un film del cazzo. Sì, ciao ragazzi, siamo qui con una nuova video su un nuovo film che effettivamente se ne sta parlando un po', non tantissimo, però se ne sta parlando un po' ultimamente, di questo Nerve, lo chiamiamo Nerve, facciamo prima, che appunto sta un attimo facendo parlare di sé per via della metodologia con la quale il film parla di una storia che si avvicina molto, non so per copia o no, comunque non so che cosa è uscito prima, comunque si avvicina molto alla Blue Whale Challenge. Quindi anche se il film fosse un po' più vecchio, l'accostamento è odierno, quindi se ne parla un po'. Però oggi io voglio spiegarvi perché Nerve è un film di merda, perché non è per niente accostabile alla Blue Whale Challenge. Ma andiamo con ordine. La trama di Nerve è semplice: c'è un'applicazione, noi scarichiamo questa applicazione e possiamo scegliere se essere giocatore o watcher, quello che guarda, no? Se vogliamo guardare gli altri giocatori, ci sarà un tot da pagare al mese e di conseguenza Nerve in questo modo può pagare i giocatori per quando risolvono le challenge. Il sistema funziona anche in modo logico, ok? L'unico patto di Nerve è che non bisogna parlare di Nerve. Il che già è una puttanata, perché il modo migliore, appunto, per pubblicizzare un'applicazione, per far conoscere un'applicazione, è quella di parlarne. Quindi nella vita reale, se qualcuno creasse un'applicazione che non viene pubblicizzata affatto, dubito fortemente che mille persone, come mostrato nel film, possano effettivamente conoscerla e giocare a Nerve, perché comunque è col passaparola, no, che possiamo conoscere qualcosa. Quindi già da quel punto di vista c'è il pretesto dell'applicazione, ma è una puttanata proprio come concetto. Ora però andiamo un po' più nel dettaglio. Il paragone con la Blue Whale Challenge. Allora, sostanzialmente nel film, se siamo giocatori, ci farà vedere, ci faranno fare delle prove abbastanza semplici per poi passare a delle prove che metterebbero in pericolo la vita della persona. Quindi è stato accostato alla Blue Whale Challenge per quello, proprio perché sono prove che potrebbero porre fine alla vita di una persona, esattamente come la Blue Whale. Però c'è una piccola considerazione da fare. Nella Blue Whale Challenge, nella follia di chi l'ha inventata, e per chi mi conosce da un po' sa che avevo i brividi per quella challenge perché mi dava un disgusto, una cosa assurda. Nella follia della persona che l'ha inventato c'era un fine, no? Il fine era, secondo quello quando è stato beccato, eccetera, eliminare la spazzatura dal mondo. Ora, è folle, certo, perché sono bambini sostanzialmente, quindi lui è un pazzo. È un pazzo però che aveva un ideale, ok? Sbagliato, tutto quello che vuoi, però c'era un senso dietro. In Nerve invece non c'è nessun senso, in quanto non c'è nulla di logico. Ok, puoi far uccidere delle persone, ma why? Perché questa cosa? Che cosa ne viene in mano a te? Tu queste persone non le conosci veramente. Queste persone le conosci tramite i dati che loro rilasciavano durante la loro vita sui social network o comunque su tutti gli affiliati, no? Quindi tramite questi dati questa gente, chiunque ci fosse dietro a Nerve, riusciva a capire le persone, affidargli delle challenge che le mettessero alla prova. D'accordo, ma non vi è comunque un senso, ok, di accostarla alla Blue Whale, perché la Blue Whale, come ho già spiegato, nella sua follia quel tizio voleva eliminare il marcio dal mondo. Ok, possiamo ridurla col semplice fatto di: voglio uccidere tutti quelli che ci cascano perché sono scemi. Ok, mettiamola molto vaga, ma giù così. In Nerve invece: voglio uccidere quelli che fanno challenge perché? Perché li vuoi uccidere? Per il puro gusto di uccidere? Non ha comunque un senso. E non è un nesso, non è annesso alla Blue Whale. Quello che sto cercando di dirvi è che, nonostante fosse sbagliato, nonostante fosse una delle cose più brutte che abbia mai sentito, la Blue Whale nella mente di quella persona aveva un senso, mentre in Nerve non c'è un senso. Comunque, raccimolando il film per quello che è, io vi dico che
potrebbe effettivamente funzionare una cosa del genere, perché nel film mettono alla prova le persone in modo abbastanza diretto, in modo molto pericoloso, e riuscire effettivamente a fare quella challenge li porterebbe ad avere un sacco di view. Quindi ci può stare come concetto, e anche la gente che poi guarda è esattamente come nella realtà, la gente guarda e non agisce quando vede qualcosa che non va, lo sappiamo tutti. Di conseguenza Nerv cerca di spiegare un po' quanto è marcio il mondo adesso, e può anche riuscirci, perché effettivamente se esistesse tutto ciò nella vita reale, ok, l'app non sarebbe famosa, d'accordo, come ho detto all'inizio, però il concetto proprio potrebbe anche essere fattibile, se non fosse che va contro la legge, chiaramente. Però provate a immaginarla come se fosse legale Nerv nella realtà, e quindi potesse anche essere pubblicizzato, no? Assolutamente, almeno secondo la mia opinione, solo un'opinione di una persona che ha una fiducia nel mondo pari a quasi a zero, secondo me funzionerebbe allo stesso modo, ok? Ovvio, è una fantasia, Nerv interpreta come una fantasia, però alla fine del giro la fantasia potrebbe essere reale qualora qui fosse possibile. Detto questo, però, dobbiamo anche considerare che non è possibile, ergo il film non mi è piaciuto, perché a questo punto diventa un'accozzaglia di luoghi comuni sui giovani, su ciò che è oggi il mondo, e basta, campato lì. Però esagera troppo, ed è questa esagerazione che ne fa perdere la credibilità. Questa è la mia opinione. Non mi è piaciuto affatto, perché non aveva nulla di collegabile alla realtà se non con la pura fantasia, e a me non piace viaggiare tanto di fantasia, piace più avere dei collegamenti, ok? Anche se ci fosse un film con, che cazzo ne so io, dei gatti parlanti, ma che avesse un collegamento con la realtà, mi piacerebbe, ok? Però non mi piace quando è completamente scollegato e tenta di raccontare una storia che non può essere paragonata alla realtà. Ma questo chiaramente è un gusto personale, ragazzi, e non so neanche se mi sono spiegato troppo bene, però spero, nel caso scrivete nei commenti se mi sono spiegato male, se avete dei dubbi. Successivamente la trama è abbastanza carina, comunque ti prende abbastanza, il tutto si svolge bene, riesce ad arrivare alla fine senza troppo peso, insomma nel resto è un film buono, d'accordo? E semplicemente la storia, il concetto che c'è dietro, mi ha fatto abbastanza cagare. Per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, no, non parla di videogiochi, perché tutti, ma un film sui videogiochi? No, non è un film sui videogiochi, è un film su un'app. Tra l'altro avremo anche un film da vedere, mi pare, quest'inverno, ma non me lo ricordo bene perché non me lo sono segnato. Comunque un altro film sull'app, se la scarichi muori, le solite vaccate New Age, perché ormai, raga, siamo alla frutta. Il mondo del cinema è arrivato alla frutta. Io, parlando, allora, ovviamente, non sono un recensore, non ho tutta questa visione a 360 gradi, però le cose che più famose mi arrivano all'orecchio, le vado a vedere, secondo me da quel punto di vista è arrivato alla frutta. Se poi esiste un film polacco che è uscito ieri, sconosciuto, che è un'opera d'arte, io non lo so, però di quello del concetto famoso e di ciò che vedo io, per me siamo alla frutta, e Nerv ne ha la prova, un'ulteriore prova di questo smarrimento di idee, questo smarrimento della strada, questa assenza di idee e assenza di voglia di creare idee, ecco, almeno io la vedo così. Bene, fatemi sapere se lo avete visto e che cosa ne pensate. Io sono abbastanza curioso, ma la mia opinione non penso che la cambierò, a meno che non sarete voi a darmi un senso all'app Nerv. Io non l'ho trovato. Buona, ragazzi, e al prossimo video. Ciao a tutti.